una passeggiata dalle parti di sotto il monte, più esattamente sul Monte Canto, il rilievo che sorge alle spalle della cittadina resa celebre per aver dato i natali a Giovanni XXIII. In realtà qui e un po' dovunque si trovano le tracce e si evocano le memorie del Santo Papa, a cominciare dai sentieri che attraversano proprio il Monte Canto e che venivano percorsi dal giovanissimo Angelo Roncalli per recarsi fino al collegio di Celana. Noi andiamo invece a visitare l'antica abbazia di Sant'Egidio in Fontanella, un luogo di culto fortemente legato alla figura di padre David Maria Turoldo, che qui visse e operò per diversi anni. È una fondazione dell'XI secolo, che per qualche tempo mantenne una posizione di una certa importanza nel panorama sociale ed economico locale. Malgrado importanti ed evidenti interventi di restauro e di ripristino succedutisi nei secoli, ancora oggi il complesso conserva un suggestivo aspetto, tipicamente romanico. L'interno della chiesa presenta uno schema basilicale costituito da tre navate. Gli affreschi, di epoche varie, occupano una parte importante nel programma decorativo. Recano immagini di santi, di Maria e scene della Passione. Di un certo rilievo artistico si segnala il polittico cinquecentesco di Sant'Egidio, un tempo pala d'altare appartenente alla chiesa ma ora trasferito a Bergamo per motivi di sicurezza. Qui è visibile una sua copia. Dalle vicinanze della chiesa sale una mulattiera, larga e comoda, che si inerpica fra terrazzamenti ancora coltivati a vite e olivo, come lo era, fino ad alcuni decenni or sono, gran parte del versante sud del Monte Canto, oggi ormai quasi totalmente interessato dal bosco. Qualcosa ci dice che la primavera è alle porte. Con un ultimo brevissimo strappo si giunge alla chiesetta di Santa Barbara, vetta del Monte Canto. Ecco i ruderi dell'antico paesino di Canto, oggi abbandonato. Fu un borgo agricolo fino agli anni 50, quando gli abitanti iniziarono a spostarsi verso il fondovalle per trovare lavoro nelle più remunerative attività industriali. Si scende ora lungo il versante nord, dove si incontra il complesso di Cascina San Bartolomeo, un ex monastero, di cui rimane ancora il bel campanile. Proseguiamo, percorrendo l'antica mulattiera che scende a Pontida e che procede con una serie di tornanti anche molto ripidi. Si giunge infine a Pontida, nei pressi del cimitero, e non lontano dalla Basilica di San Giacomo, un importante centro di culto edificato in stile gotico lombardo verso la fine del XIII secolo.
Da qui si risalgono ancora le pendici del Monte Canto, attraversando il bosco, questa volta dal versante nord. E si giunge alla cosiddetta Pietra di Sant'Alberto, un luogo dove affiora dal terreno un grosso macigno di serpentino che la tradizione dice essere stato il giaciglio del santo, tanto da averne preso la forma del corpo. Poco più avanti si arriva infine al crinale del Canto e immediatamente dopo appaiono i prati e le vigne che sovrastano Fontanella, punto di partenza e ora di arrivo della nostra passeggiata.